Allora, Marco Melandri, beh, innanzitutto grazie per questa tua disponibilità che è davvero importante per noi. E, io volevo chiederti prima di tutto, partire dalla scelta che tu hai fatto di vivere qua, in questi posti. Da che cosa è arrivata? Da dove è arrivata questa scelta? Sicuramente devo ringraziare mia moglie per questa scelta di vita, perché lei proprio è cresciuta qua, è nata a Tione di Trento, è cresciuta in questi posti magnifici e mi ha fatto scoprire la montagna anche in estate. Per uno che vive al mare, diciamo, è una cosa più unica che rara. Me ne sono innamorato subito e l'idea di far crescere nostra figlia in un posto così fatato, direi favoloso, perché può vivere all'aria aperta in mezzo alla natura, è una soddisfazione unica. In più, da amante dello sport, qui non ti annoi mai perché passi la bicicletta, le cosa tu voglia fare, diciamo, ce l'hai per tutti i generi. Questo è un sogno, eh? Credo che sia una cosa, un valore aggiunto per la sua vita. Ma per me la mia preparazione atletica ne ha solo che giovato, perché comunque riesco ad allenarmi all'aria aperta. Quindi non mi focalizzo solo sulla fatica e lo sforzo fisico, ma anche sul godermi i paesaggi e potermi rilassare. Ho trovato netti miglioramenti nel recupero dei miei allenamenti e una serenità mentale che comunque ti aiuta anche a livello fisico. Questo è per me il massimo. Dopo tanti anni di professionismo è, diciamo, uno stimolo, una motivazione in più che ho trovato proprio come regalo nel vivere qui in Trentino. In questo contesto un posto in particolare c'è la bicicletta. Sì, ora io adoro la bici da strada, adoro la mountain bike, quindi qui proprio è il regno, il sogno. Ogni sentiero che vedo mi ci infilo, tanto da qualche parte poi arrivo, se sono in alto, verso la valle ci arrivo in qualche modo. E quindi è fantastico. Ho scoperto un gruppo di amici giovani che gli piace fare sport, fanno camminata, alpinismo, quindi sto scoprendo anche sport che non avrei mai pensato di fare in vita mia. Questo è favoloso e per me appunto la Dolomitica sarà la prima esperienza in mountain bike che io vivrò più che come una gara, per fare il risultato vivrò proprio come una giornata per conoscere nuovi amici, godermi questi posti fantastici, condividendo la mia passione e comunque anche allenandomi. Ti abbiamo incrociato qualche giorno fa nei dintorni di Carisolo con l'e-bike. Melandri, l'e-bike che ruolo ha nel tuo sport, nella tua attività? Ma per me è stata, diciamo, un'innovazione fondamentale perché il mio allenamento, diciamo, non prevede così tante ore di bicicletta, quindi non avrei chilometri nelle gambe per fare una dolomitica. L'e-bike mi permette di stare in giro diverse ore, riuscire a prendermi il mio tempo per allenarmi, ma prendermi il tempo anche per svagarmi, divertirmi e avere l'energia il giorno successivo per allenarmi. Quindi questo è stato, diciamo, appunto un valore aggiunto in più che mi ha dato modo di conoscere ancora meglio la zona, perché in macchina tutti questi posti sarebbero impossibili da scoprire.